Allora, siamo qui nell'aula di batteria con il maestro Claudio Del Signore. Buonasera. 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 No, allora, oggi abbiamo detto tra una lezione e l'altra, in realtà abbiamo l'allievo fuori che aspetta, per cui faremo una cosa velocissima, però ci faceva piacere parlare di una cosa importante, comunque che Claudio ti ha coinvolto, insomma. Sì, vogliamo raccontarla? Diciamo che sono quelle cose, no? Quei piccoli traguardi che per me sono importanti. Mi permetto di dire che non sono piccoli. Magari per qualcuno sì, per me no. Perché sono soddisfazioni che ti danno poi la voglia di continuare, andare avanti. Chi non conosce il maestro Del Signore non sa quanto è... Quelle 3-4 persone. Non sa quanto è modesto. Sì, sì. La modestia è una cosa che lo rappresenta. Sì. Modestamente. Modestamente. E quindi niente. Allora, dicevamo che a marzo è uscito questo disco di Enrico Ruggeri che si intitola La Rivoluzione, e per me è stata una cosa bellissima perché in tempo di lockdown praticamente ho avuto la possibilità nel mio studietto di registrare la batteria del brano La Rivoluzione, appunto. E per me è un traguardo importante perché comunque Enrico Ruggeri è uno di quegli artisti che quando ero piccino dicevo oh quanto mi piacerebbe suonare con lui, e quindi anche se poi non l'ho per motivi logistici incontrato personalmente, però in piccola parte questo piccolo desiderio si è realizzato, eccolo qui, quindi io sì, contento. Tra l'altro come un bimbo. Hai suonato la main track dell'album come vuole la tradizione, esatto, sì, dovete sapere che Claudio ha suonato un sacco, hai registrato con un sacco di artisti italiani, sì, importanti, no? Sì, anche qualcuno sì. Esatto. E la maggior parte, magari, mi è capitato di suonare con alcuni tutto il disco, con alcuni tre pezzi, comunque alcuni... Quando un pezzo suoni solo, un album, quando suoni un brano... C'è la canzone che dà il titolo al disco. Che non è... Sicuramente. È una grandissima responsabilità. È una grandissima coincidenza. Chiamiamo le cose con il loro nome. Però va bene, sì, facciamo... Sosteniamo. Comunque è un bel risultato, sì, questo qui. Tra l'altro io il pezzo l'ho sentito e ho apprezzato, sì, tantissimo la batteria, sì, ovviamente, grazie, perché grazie. Per ovvi motivi. E anzi, l'album ve lo consiglio, sì, vi consiglio di ascoltarlo, è uscito a marzo, molto bello, tra l'altro, molto molto bello. Sai, lui è uno che non un po' se ne frega delle regole, delle mode, quindi c'è roba dentro anche musicalmente parecchio parecchio bella, secondo me. Sì, cioè, molto bella, molto bella, sì. E comunque, complimenti. Grazie. Tra l'altro questa cosa, ecco, la batteria è stata registrata nel tuo studio. Sì, 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 poi, a casa, diciamo, da solo. Sì, esatto, sì, che ora c'è questo modo, no, di lavorare un po' remote. Comodo, il musicista vuole comodità. Ma tristino però, un po' tristino. Un po' triste perché in questo caso, esempio, non hai ancora avuto modo di, nonostante tu sia nell'album, di incontrare l'artista. No, mai, sì. Che poi non è detto che capitasse, cioè anche prima non è detto che tu incroci necessariamente l'artista, perché magari c'è l'arrangiatore, per cui è sufficiente che ci sia. Anzi, artisti quasi mai. Quasi mai. Però in questo caso per questa ragione, perché comunque le batterie Claudio le ha registrate a casa, nel suo studio. La cosa che manca secondo me in questo tipo di lavoro, cioè per corrispondenza, chiamiamolo così, è il dialogo. Cioè nel senso, il bello della musica è che si crea poi quella magia anche semplicemente dicendo una cavolata insieme al fonico, dicendo, cioè comunque è il rapporto con le altre persone, che se te lavori ognuno a casa sua questa cosa manca. Poi sicuramente è comodo perché comunque sei a casa tua, c'hai tutta la tua strumentazione a disposizione, quindi certo, magari fai delle prove, metto questo i tuoi rullante, tempi questo. Anche esatto. Però io spererei che in un futuro abbastanza prossimo si ritorni a fare le cose come si facevano una volta, insomma, comunque col contatto umano. Con l'interazione con gli altri musicisti, sì, con tutte le altre figure. Chissà che sarebbe uscito fuori, io certo, mi domando. Forse magari anche una cosa diversa, però bellissima. Sì, ti faccio i miei complimenti. Grazie. Allora, quindi...
Enrico Ruggeri, La rivoluzione. Claudio Del Signore, La batteria.